Sempre più numerose le aziende italiane, marchi storici e pregiati che finiscono in mani straniere. Se Italcementi è italiana, italiana è anche Italmobiliare, che nella transazione diventa primo socio industriale del secondo gruppo al mondo e incassa molta liquidità, pronta per essere reinvestita anche in Italia. Intervistato dal Sole 24 Ore, l'amministratore delegato della Italmobiliare Carlo Pesenti illustra le ragioni dell'accordo raggiunto con la tedesca Heidelberg e rassicura sul futuro degli investimenti nel nostro paese. La radice dell'operazione è stata puramente industriale, afferma Pesenti. Italcementi è diventata parte di un gruppo che fattura 13 miliardi di euro e lo ha fatto in maniera armoniosa. La complementarietà di mercati e specializzazione ci ha convinto che fosse la cosa giusta. Vedremo come andrà a finire, ma certamente Pesenti è molto legato al mondo produttivo italiano. Sua, ad esempio, è la riforma che ha riorganizzato Confindustria, mentre la famiglia conserva diverse aziende nel nostro paese, dalla componentistica auto all'alimentare e partecipazioni di grande rilievo. Resta però lo shock per una vendita che si aggiunge ad una lunga fila di cessioni all'estero. Le acquisizioni io le valuto sempre in senso positivo, perché gli investimenti esteri costituiscono per il Paese uno snodo fondamentale, per il Paese come sviluppo dell'economia. In questo momento ci sono dei numeri significativi, rappresentano il 7% degli addetti, il 16,5% del fatturato e il 23,5% della ricerca e sviluppo, della spesa in ricerca e sviluppo. Se per Whirlpool, grazie a sforzi di governi e sindacati, si è evitato il salasso di posti di lavoro, altri casi restano molto problematici. L'alluminio in Sardegna è a rischio chiusura da parte della proprietà americana, mentre anche la grande distribuzione, con forte presenza francese, sta presentando piani durissimi di riduzione del personale. Due casi che vanno a colpire proprio quel mezzogiorno che, secondo i dati presentati oggi da Svimez, negli anni dal 2000 al 2013 è cresciuto a un tasso corrispondente a metà di quello greco.